Ok ragazzi, nuovo video. Oggi sono qui a presentarvi Culturismo, la guida completa, il mio primo libro e sono veramente entusiasta e vi chiedo scusa sin dall'inizio perché sarà un video probabilmente molto caotico. Ho 10.000 cose che vorrei dirvi in questo momento, sono veramente tanto tanto emozionato, quindi probabilmente farò un pastrocchio, però è la conclusione di 5 anni di lavoro, quindi ci tengo a condividerla con voi. Prima di iniziare ve lo dico subito, come lo dico per i nostri programmi, questo non è un libro rivolto a tutti, non voglio fare grandi numeri, centinaia di migliaia di persone e venderlo su Amazon o farlo diventare un best seller. È un qualcosa che rivolgo alla nostra community che abbiamo creato, alle persone che ci seguono, perché è un libro che dovete leggere, studiare, riprendere più volte, dovrete leggere gli altri volumi perché questo è il primo di 4 volumi che verranno, quindi dovrete riprenderli costantemente, ed è un libro che vi dà gli strumenti, non vi dà, oddio, è brutto dire non vi dà certezze, vi dà sicuramente tante certezze, vi dà sicuramente tante regole di seguire, però non vi dà un algoritmo, non ha la presunzione di darvi un algoritmo o un'equazione per dire fai questo, poi fai quest'altro, fai questi calcoli e sai come muoverti. Come vedrete, tutte le scelte che farete in sala saranno sempre scelte strategiche, per cui è il libro che io avrei voluto leggere quando ho iniziato questa fantastica avventura. Mi avrebbe fatto risparmiare tantissimi errori, mi avrebbe fatto risparmiare tantissimo tempo. Errori che sono felice di aver fatto. Non voglio dire che è un libro che vi evita gli errori, perché vi indirizza sui giusti errori da fare, diciamo così. E capirete realmente di cosa parlo quando lo leggerete. Per cui spero vivamente che verrà apprezzato e che per voi rappresenti quello che è nato per essere, ossia un libro da leggere all'inizio che in maniera chiara vi presenti un po' tutto quanto quello che c'è da sapere sul bodybuilding. Per cui lasciamo stare questo e vediamo nel vivo di che cosa si tratta. Oggi vi presento Culturismo, la guida completa. Allora, di che cosa tratta questo primo volume? Tratta della programmazione dell'allenamento, tutto quello che dovete sapere sulla programmazione dell'allenamento. Il secondo volume tratterà di tutti i metodi di allenamento proposti nella storia, quindi un'analisi dettagliata del perché funzionano, come contestualizzarli e come utilizzarli. Il terzo volume parlerà dell'alimentazione e l'integrazione d'allenamento. Il quarto volume dell'allenamento al femminile, quindi sarà un volume dedicato interamente all'universo femminile. E stiamo valutando un quinto volume, però di questo poi eventualmente parleremo. Concentriamoci su di lui. Primo volume, programmazione dell'allenamento. Allora, innanzitutto perché scrivere un libro? Ci sono tanti testi sul bodybuilding, però il problema di base che io ho sempre notato è che i testi erano o una sfilza di studi per portare avanti l'evidence-based, quindi che ignoravano tutto quello che era l'empirismo del bodybuilding, tutto quello che ha portato i più grandi atleti sul palco, no, tutto accantonato perché è bro science, quindi io vi dico quello che dicono gli studi, e sapete quanto gli studi siano comunque fallaci per logica di cose, quindi quanto ci abbiano dato tanto, spiegato veramente veramente tanto, ma quanto non possano essere presi come la base del bodybuilding, perché realmente con gli studi nessuno ha mai vinto un'Olimpia, nessuno è mai salito su un palco e portato grandi risultati in maniera impressiva, almeno non su parchi importanti. Per cui sostanzialmente, prima categoria di libri, sfilze di studi, che sono super interessanti, che sono super importanti, che mi sono letto assolutamente e mi hanno dato tantissimi spunti, però avevano queste limitazioni. Una seconda tipologia di libri portano avanti dei metodi, ossia quante volte avete sentito dire ok, nel bodybuilding questo funziona, quest'altro non funziona in realtà. Funzionava soltanto perché... sfilza di scuse. Ossia, queste cose funzionavano, questi metodi funzionavano perché si dopavano, funzionavano perché c'è una genetica di base, funzionavano perché piripink pripa. Quindi, sostanzialmente, c'era una negazione di tutto quello che non era sostenuto dall'autore di un video, di un libro, in questo caso, eccetera, e l'autore, negando tutto il resto, portava avanti il suo metodo. Quindi, prendi un metodo di qua, prendi un metodo di là, prendi un altro metodo, sono tutti metodi straordinariamente diversi. Secondo l'autore, questo metodo, il suo metodo, funziona, quindi tutti i metodi funzionano secondo l'autore, ma secondo gli autori tutti gli altri metodi non funzionano, quindi c'è un'evidente contraddizione. E quello che ho fatto io è semplicemente ragionare sul fatto, cioè partire da un'osservazione logica ed empirica, ossia che è vero tutto quanto funziona. Cioè tutti questi metodi diversi tra di loro funzionano. Allora ho deciso di scrivere un libro basandomi su questo presupposto. Tutto funziona. Perché?
Perché cose così apparentemente diverse funzionano? Qual è il comune denominatore? E da là, sostanzialmente, la mia operazione è stata quella di aprire il telaio, aprire il cofano di ogni metodo e cercare i tratti comuni. Il comune denominatore che ha portato ciascun metodo a funzionare. E, sostanzialmente, è uscito questo libro. È uscito questo, sia l'assunto che ogni metodo funziona, cerchiamo di capire perché funziona, quali sono i comuni denominatori. Ora, il problema di base è anche questo, che se si ragiona su un solo metodo e si ha una visione in qualche modo egocentrica, narcisista del proprio metodo, del proprio sostegno e tutto il resto, c'è un caos attualmente, il caos in cui mi sono ritrovato io stesso, ossia vado a vedere quello che è il bodybuilding e si parla di volume, di intensità, si parla di frequenza, però il volume che cos'è? È il tonnellaggio, no? Aspetta, il numero di serie allenanti, no? Aspetta, il numero di serie per ripetizioni, no? Aspetta, è quest'altro, la frequenza di allenamento è quante volte ti alleni a settimana o quante volte alleni un muscolo o piuttosto ogni quanto alleni un muscolo, che cos'è l'intensità? L'intensità è il carico, no? L'intensità percepita è quanto grado di cedimento fai, il grado di cedimento fino a che punto raggiunge l'RP e come lo calcolo? Una caterva di informazioni, di concetti, che ogni autore presenta in maniera diversa. E anche là non c'è nessuna opera di classificazione che ti dice ok, quest'autore dice questo, quest'autore dice quest'altro, stanno dicendo la stessa cosa, soltanto che la presentano in maniera diversa. Quindi è un po' come se vi trovaste all'interno di una biblioteca con tutti i libri scombinati, senza ordine, e quello che ho voluto fare io, prendere tutti i concetti che c'erano e cercare di dargli un senso. È iniziata, se vi ricordate, col discorso delle quattro variabili. Le quattro variabili di allenamento è un caposaldo, un punto centrale di questo libro, in cui riesco a identificare quelli che sono i tratti comuni di ciascun metodo, ossia il miglioramento di performance su una delle quattro variabili. E da là capire ogni variabile, come è considerata da ciascun autore e qual è il concetto su cui ci possiamo basare, perché alla fine vedrete che tutti gli autori, che di nuovo hanno portato risultati nel campo del bodybuilding, dicono più o meno le stesse cose, o lavorano su abilità diverse, ma ci sono dei comuni denominatori che permettono a ciascun metodo di funzionare. Ok, ci ho detto, vi spiego un attimo come ho organizzato il libro. E di nuovo, scusate se sono super caotico, però è un video veramente tanto emozionante da fare, quindi ho la testa molto molto confusa perché sono elettrizzato, veramente è un'emozione assurda quella di vedere il proprio libro stampato su carta dopo che ci ho lavorato per 5 anni. Comunque, una prima parte è dedicata all'anatomia. Non ho voluto dare un tratto anatomico palloso, accademico, per quanto utile sia, ma ho voluto dare subito dei risvolti pratici, ossia l'anatomia ci dice questo, quindi l'anatomia ci dice quest'altro, quindi come vedremo, ok? Quindi capire l'anatomia del muscolo in funzione di quello che dobbiamo fare esattamente in sala. Se volete un approfondimento anatomico più dettagliato, ci sono tantissimi test universitari cui potete attingere informazioni. Quindi una prima parte dell'anatomia e una seconda parte che va a parlare dell'energia, i sistemi, l'ATP, i sistemi energetici, di nuovo con risvolti pratici su quello che ci interessa per l'allenamento, e poi partiamo con il capitolo dedicato alle abilità, le componenti adattative, ossia quello che ci porta a un adattamento di forza, di potenza, eccetera, e adattamento ipertrofico, quindi un'analisi poi di quelli che sono i tre meccanismi di adattamento ipertrofici. Da qua c'è la parte dedicata ai gruppi muscolari, e da qua si parte. Ogni gruppo muscolare è diverso, non si può pensare che un metodo, una scuola di pensiero possa essere applicata indistintamente a tutti i gruppi muscolari. Perché questo? Perché se è vero che i meccanismi di adattamento ipertrofici hanno un impatto identico sul muscolo, su tutti i muscoli, perché sempre di tessuto muscolare parliamo, sono differenze di fibre, eccetera, però l'impatto è quello, è anche vero che all'atto pratico abbiamo una differente capacità e possibilità di suscitare ciascun meccanismo per diversi distretti. Sul dorso non sarà tanto facile creare danno muscolare, sul petto è molto più semplice, sulle gambe è molto più facile, sulle spalle è molto più conveniente, soprattutto è facile, creare stress metabolico. Motivo per il quale all'atto pratico l'atleta longevo che riesce a allenare al meglio ogni distretto muscolare deve affrontare ogni distretto considerandolo un unicum, quindi ragionando sulla sua struttura, ragionando sulle sue caratteristiche, ragionando sulle caratteristiche degli agonisti e degli antagonisti, e in base a questo avremo tutta una serie di differenze nell'approccio all'allenamento, un volume differente di lavoro, un'intensità differente cui va sottoposto, una densità di lavoro differente, una frequenza di allenamento, ogni quanto possiamo allenare ciascun distretto differente, tecniche di intensità che si prestano meglio o peggio, eccetera, eccetera. Quindi questa parte è dedicata proprio all'analisi di ciascun singolo distretto muscolare.
e ringrazio Francesco Don Giovanni per le grafiche che ha fatto, che sono veramente sensazionali, di tutti gli stretti muscolari, che logicamente sono originali nostre. Ora, ciò detto, questa parte entra nel dettaglio di ciascun distretto, partiamo con il secondo titolo che è dedicato alla programmazione dell'allenamento. Ora, programmazione dell'allenamento che parte da un'analisi di quello che dovrebbe essere l'obiettivo dell'allenamento, e quanti di voi hanno un obiettivo specifico, delineato, ragionano su che cos'è l'obiettivo di un mesociclo? Quanti? Le caratteristiche che deve avere un obiettivo, ossia specifico, misurabile, ambizioso, realistico e time bound, ossia temporalizzabile, non so realmente come definirlo. Quanti ci ragionano? È proprio questo un punto. La gente inizia ad allenarsi in sala o comunque affronta ogni mesociclo senza sapere qual è l'obiettivo. E quindi quando finiamo il mesociclo di lavoro non sappiamo se l'abbiamo raggiunto o no, che cosa ci portiamo a casa. Da qua l'analisi dell'obiettivo è fondamentale per capire perché tutti i metodi funzionano. Quali sono i comuni denominatori? Un miglioramento di performance, un effort generale che è alla base dello sport, ma soprattutto un miglioramento sulle quattro variabili di allenamento che passa per i meccanismi di adattamento ipertrofico. Poi nel libro spiego tutto nel dettaglio, logicamente in questo video posso soltanto accennare a quelli che sono i concetti. Quindi questi sono gli obiettivi comuni e da qua come porselo, come scegliere la variabile su cui progredire, come impostare la programmazione, e tutto questo secondo titolo spiega nel dettaglio tutti i modelli di programmazione, come impostare le programmazioni di allenamento passando sempre tra neofita, intermedio ed avanzato, ossia spiega le variabili quali sono, i parametri di allenamento quali sono, quindi nel dettaglio anche qua capiamo perché autori diversi li pensano e li ragionano in maniera diversa, e qual è la definizione di volume, di intensità di carico, di densità, di frequenza, la speed di allenamento, gli esercizi, come scegliere gli esercizi, eccetera eccetera. E poi infine parliamo di programmazione e periodizzazione vera e propria, in cui vi do degli spunti sicuramente pratici da portare a casa, ma soprattutto come differenziarvi tra neofita, intermedio ed avanzato. Quindi tutto il libro, tutta questa seconda parte passa sempre tra neofita, intermedio ed avanzato, e avanzatissimo. La cosa che ci tengo a dire è che questo libro non vi dà un metodo o un risultato finale, degli algoritmi, delle equazioni da utilizzare. Tutte le scelte che voi farete, le farete in maniera strategica, in base a quello che sembra convenirvi bene, ma ci dovrà essere un continuo scambio di informazioni tra voi e il vostro organismo, il vostro corpo, le risposte del vostro corpo. Quindi questo libro vi dà gli strumenti per capire come interpretare tutto quanto, come giocare, come destreggiarvi, come continuare a impostare la vostra programmazione, ma di nuovo senza la presunzione di darvi degli algoritmi precisi, ok allora questo è così, questo è cos'ha, quindi devo fare questo, questo e quest'altro, devo fare tot volume, devo aumentarlo di tot per tot settimane, poi diminuire, aumento la frequenza, faccio, no. Sono scelte strategiche e un continuo scambio di informazioni. E il libro si basa proprio su questo. Nel secondo volume, quando analizzeremo quelli che sono tutti i diversi metodi di allenamento, vedremo che molte cose apparentemente derogano a quello che c'è scritto qua. Ma perché? Perché c'è una logica di base diversa. Il mio insegnante di composizione mi diceva, ed è una regola che io credo fermamente che esista anche nel bodybuilding. In musica, nel bodybuilding in questo caso, ci sono tante regole, tantissime, al punto che praticamente puoi fare tutto. L'importante è che tu lo faccia con logica. E questa è la base di tutto. Capire le logiche che stanno dietro, i comuni denominatori che permettono di ottenere risultati. E contestualizzare ogni cosa che facciamo nel momento in cui deve essere fatta. Perché potrete crescere lavorando con alto volume, basso volume, alta intensità, bassa intensità, carichi alti, carichi bassi. Potete crescere in tutti questi modi. L'importante è che lo facciate sempre con logica. E quindi questo libro vuole dare questo primo contributo. Primo contributo perché, come detto, è il primo volume di altri 4/5. Quindi, ragazzi, che dire, io spero vivamente che vi piaccia, che lo apprezziate come tutti gli altri progetti che abbiamo fatto. Non è un libro rivolto a tutti. Non è un libro che venderò su Amazon, non è un libro che mira a fare centinaia, migliaia di lettori, perché è un libro che comunque va letto, va riletto di nuovo, va studiato, va analizzato, va letto il secondo volume e va riletto successivamente il primo volume. È una guida, un po' come i codici oppure le formule matematiche che tenete sempre da qualche parte in modo da poterle consultare sempre continuamente. Però spero vivamente che vi permetta di fare quello che mi è mancato all'inizio. Cioè io avrei voluto un volume, un testo come questo all'inizio, per capire esattamente come muovermi, per capire esattamente che tasti premere, per capire esattamente in maniera chiara, semplice,
perché tutto funziona e come contestualizzarlo. Sarebbe stato un testo che mi avrebbe fatto risparmiare tanto tempo. Questa è la cosa più importante. Quindi spero vivamente che per voi riesca a far questo, vi permetta di risparmiare tempo, di fare i giusti errori, perché non voglio dire che vi permetta di non fare errori, ma dovete fare i giusti errori per poter apprendere, imparare, di nuovo questo discorso di ricevere e scambiare feedback. Spero che lo apprezziate in tanti, e qualsiasi domanda, come al solito, scrivete qua sotto. È stato un anno difficile, però è un anno che si è concluso con questo libro, quindi diciamo che per noi quantomeno non è stato così malaccio, perché è stata la conclusione di 5 anni di lavoro e l'inizio di un nuovo capitolo, per rimanere in tema, della nostra esperienza, della nostra vita come professionisti, vita professionale. Con questo è tutto, vi ringrazio come al solito di tutto il supporto che ci date, ragazzi, è importantissimo per noi.